ritrovarsi in strade vuote, deserte o magari ritrovarsi dietro un'ambulanza. Con chiunque parliate vi diranno che il 2020 è stato un anno decisamente negativo e certamente useranno un'espressione molto più colorita di questa. Impossibile dare torto soprattutto a chi ha perso un familiare o una persona cara per colpa di un virus che un anno fa sembrava ancora un qualcosa di lontano, quasi quanto la Cina. Abbiamo arricchito il nostro vocabolario con parole delle quali prima ignoravamo la stessa esistenza o delle quali non avevamo conosciuto il vero valore, tipo Covid, ma anche pandemia, lockdown, ristori, recovery fund. E in un parlare come quello moderno, che tende a sintetizzare tutto e a creare spesso sigle, anche RT, CIG, DAD o DPCM sono entrate trionfalmente nel gergo comune. Per chi come noi in televisione comunica anche attraverso le immagini, questa è certamente la più tragica dell'anno. L'immagine però più temuta, più criticata, ma paradossalmente più familiare è stata questa: l'annuncio di una nuova restrizione e poi di provvedimenti che potessero servire ad arginare la conseguente crisi economica. A volte i suoi messaggi sono serviti solo a confermare le indiscrezioni e qualche bozza venuta fuori in maniera impropria ci ha regalato anche questa immagine che ci riguarda da vicino. Ed anche in Calabria non ci siamo fatti mancare nulla, ovviamente, perché nello stesso anno abbiamo assistito all'elezione della prima presidente della regione donna, ma anche alla sua prematura scomparsa. Poteva mancare in Calabria una calamità? Certamente no, ed ecco che Crotone si è svegliata così, ma l'impressione è che si possa essere quasi felici perché non ci sono state vittime e la tragedia solo sfiorata. Qualche momento di gioia lo ha regalato il mondo dello sport con la promozione del Crotone in Serie A, l'incredibile salvezza del Cosenza e la promozione della Regina in Serie B. Ma sono state feste sempre accompagnate da un velo di quella tristezza che trasmette uno stadio vuoto, in un anno in cui ci hanno salutato atleti del calibro di Kobe Bryant, Maradona e Paolo Rossi. In tutta Italia abbiamo chiamato eroi, medici, infermieri, personale paramedico e volontari, mentre in Calabria abbiamo chiamato diversamente chi la sanità l'ha governata ed abbiamo gridato allo scandalo per gli sprechi e le inefficienze del comparto, come se la pandemia avesse portato alla luce il marcio. La storia, da oggi, sarà letta sotto un'altra ottica, ma se parliamo di storia, nel 2020 è stata scritta soprattutto in questo giorno perché l'immagine più toccante e allo stesso tempo drammatica dell'anno è stata questa. Perché si può essere credenti o no, ma il suono contemporaneo di campane e sirene insieme all'immagine di un uomo solo sotto la pioggia ha simboleggiato la disperazione, l'impotenza, ma anche la speranza del genere umano. Già, la speranza, ma se è vero che il 2020 va via, cosa volete che cambi dal 31 dicembre al 1 gennaio? Solo la speranza e la percezione delle cose, grazie all'eredità che il 2020 ci lascia. Perché ora che abbiamo capito il valore di ciò che davamo per acquisito, come la libertà, la speranza è che saremo pronti a sostituire l'immagine simbolo del 2020, che non sarà più quella di Bergamo, ma sarà questa. In questa ottica, il 2020 non sarà più l'anno della pandemia e del lockdown, ma l'anno del vaccino e l'anno in cui abbiamo capito il senso della parola libertà. E quella dal 31 dicembre al 1 gennaio sarà la notte della speranza e la notte in cui, sotto la mascherina, potrà iniziare a scolpirsi un cenno di sorriso.